che si dice tirar giù il teatro. E questo è stato il quinto incidente nelle ultime due settimane. Voglio che voi assicuriate il servizio di sicurezza allo spettacolo di stasera. Splendida idea, signore. Avevo già in mente di andare a vedere quell'opera per conto mio. Molto bene. Allora, cialtroni, avete sentito il capo? Mademoiselle Diva stasera canterà nella cavalcata delle Valchirie. Ho idea di averlo già visto al cinema. Un western da sballo. E se qualcosa dovesse andare storto, sapremo a chi dare la colpa. O sbaglio, Mahoney? Già, come al solito. Mademoiselle Diva deve sospendere lo spettacolo di stasera. Sospenderlo? Mai! Mister La Scala ha ragione, e se per caso dovesse accadere un'altra disgrazia? Ma se non mi presento, spezzerei il cuore ai miei fans. Del resto, chi potrebbe biasimarli? Insomma, che significa? È solo un controllo. Se siamo entrati noi, potrebbe farlo chiunque altro. Soprattutto ora che il vetro non c'è più. Dato che sono l'impresario di questo teatro, vorrei... Non deve preoccuparsi, siamo qui per proteggere Mademoiselle. Un incarico molto piacevole, se mi consente. Cos'è questa storia? Mi rifiuto categoricamente di far parte di questo circo a trappiste. Un circo? Ma sbaglio, si era parlato dell'opera. E grazie a lei devo anche procurarmi un nuovo piano. Sofia, non ha senso. Chi potrebbe odiare fino a tal punto la grande Mademoiselle Diva? Sofia in arrivo! Ah, mettiamo forse in scena l'Aida. La corda è stata tagliata di proposito. Diva, mio angelo, per fortuna ti trovo bene. Bene, dici? Io mi trovo splendida. Maestro, non si agiti. Avrò cura di lei personalmente. Per favore. Preferirei avere questo giovanotto come mia guardia del corpo. Possibile che possa piacerle quella testa di latta in uniforme? Non sarà per il suo bazooka. Salve, gente, che succede? Questo tizio si stava intrufolando qui di soppiatto. E aveva con sé quest'arma dall'aria molto sospetta. È solo un corno, ragazzi. Lo suonavo anch'io. Poi il maestro mi ha fatto smettere. Vai in pace, amico, e tieniti il corno. Ci sarà pure il modo di farmi notare da lei. Prova a mandarle dei fiori. Le donne ne vanno matte. Lo trovano così tipicamente romantico. Hai ragione, telefono subito al fiorista. Wow, sono davvero graziosi questi fiorellini! Erano graziosi. E dove li hai presi? Ah, non lo so, me li sono trovati così in mano. Il biglietto dice per Mademoiselle Diva. Un mazzo di fiori per la diva. Caspita, questa sì che è una consegna rapida. Un bouquet? Oh, che meraviglia! Non sei un pochino geloso? No, signora, amo mia moglie. E questo cosa c'entra? Sono follemente pazza di te. C'è qualcosa in te e qualcosa nei tuoi occhi. E so bene anch'io che non ti sono indifferente. Il tuo cuore batte così in fretta. Lei dice? Non lo senti? Tic, tic, tic. Non senti questo dolce ticchettio? A me sembra proprio amore. A me sembra un congegno esplosivo a tempo, ma non tema, Diva. So sempre cosa devo fare. Ecco fatto, ho preso i fiori. Credi che piaceranno a Mademoiselle? Mi piacevano di più quelli che hai mandato prima. Come che ho mandato prima? Mademoiselle Diva, si sente bene? Oh, io sto benissimo. Non ho perso un pezzo. Non sembrano peonie comuni. Già, sono un tantino esplosive. Notate la sottile fragranza, il rosa delicato dei petali. In città l'unico fiorista che ha questa varietà è il Floral Coral. Sui, Chuck, Zed, date una controllata. Subito. Io non abbandono mai il campo.
I fiori di Mademoiselle sono stati ordinati per telefono. Se volete, controllo il nome sui miei registri. Ma sei matto? Poi ci tocca comprarli. Ma io ho una fame. E il dessert? I fiori sono stati ordinati dal direttore d'orchestra Leopold Stokowski. Aiuto! Lasciami andare, cattiva! Che diavolo è successo? Io volevo solo assaggiarla, ma lei non è affatto d'accordo. A quanto ha detto il commesso del negozio, i fiori sono stati ordinati da Leopold Stokowski. Ottimo lavoro, bravi. Oh, è stato un piacere. Ci avrei scommesso. Sapevo che il colpevole era il direttore d'orchestra. Mettiamolo al fresco. Non puoi arrestarlo senza prove. Le prove le trovo io. Voi resterete di guardia al camerino. Noi due terremo d'occhio il professor Leopold. Già, e magari lo difendiamo dalla Callahan. Reggilo forte che non ci scappi. Se prende il via, non riusciremo più a fermarlo. Oh, cielo! Ho assolutamente bisogno di distrarre la mia povera mente. Oh, ma certo! Il pianoforte! Tra un attimo si volterà. Presto di qua! Sì! La musica calma lo spirito. Oh, è un po' basso di tono. Oh, mio Dio, devo assolutamente farlo accordare. La tensione di questo brutto momento ha messo a dura prova i miei poveri nervi. Per quale malaugurata idea ho lasciato il mio posto al piano bar? Jones, va tutto bene? Ho il piede incastrato in un fa diesis. Beh, te la sei voluta, così impari a pestargli la coda. Dove sono i freni in questo affare? Non li fanno di serie. Guarda! Si salta! Oh! Qualcosa mi dice che stiamo tornando al teatro dell'opera. Adoro questo lavoro. Sono sull'orlo di un esaurimento, devo riposare. Ah, foto della diva, proprio come sospettavo. Che cosa ci fa lei qui? Sono a caccia di indizi. Mi ridia quell'album! Non ci sperare, pinguino! Questo devo addurlo come prova. È un manicomio, sono diventati tutti matti, soprattutto io. E ora questo pianoforte che mi viene incontro. Per favore, posso morderti sul collo? No, grazie. Questi artisti sono tutti un po' stravaganti. Money Jones, guardate che cosa ho trovato nel camerino di Leopold. Ci sono solo foto della diva. Leopold deve essere innamorato di lei. E chi non lo sarebbe? Gelosia, il più vecchio movente del mondo. La prossima volta che ci prova, saremo pronti. Quella macchina per i lampi ora va bene, mister La Scala. Vorrei scaldarmi un po' per lo spettacolo di stasera. Puoi iniziare. Do, re, mi, fa, sol, la, si, da. Do, re, mi, fa, sol, la, si, da. Do, re, mi, fa. Oh, tesoruccio mio, non sarai ferito per caso? Negativo. Ci vuole altro che un semplice lampo per ferire un poliziotto, signora. Però non è stato certo un incidente. Proveniva dall'impalcatura. Ehi, c'è un tizio col mantello là sopra. Chi diavolo sarà? Lo scopriremo presto. Fermi dove siete, se tenete la vostra pellaccia. Vogliamo soltanto parlare. Spiacente.
niente, ma devo proprio tagliare la corda. Quel furfante ce l'ha fatta! Meno male che non si è ferito nessuno. Parla per te, amico. Mi auguro che nulla venga a turbare lo spettacolo di questa sera. Lazar, non sapevo che quell'animaletto amasse l'opera. Oh, sì, sì, appena può ci si butta a pesce. Chiedo scusa, capo, cioè, signore, ma noi due andremmo dietro le quinte per vedere come Mauni e i suoi babbei, voglio dire, i suoi agenti se la stanno cavando. Harry, se ci sarà un solo problema, salterà qualche testa. Sono d'accordo con lei, signore. Mauni, sono spariti tutti i macchinisti. E qualcuno ha rubato gli strumenti. Anche il tenore è scomparso dalla circolazione. Va bene, peggio di così non potrebbe andare. Qualche problema, Mauni? Problema? Oh, nessun problema, signore. Se dovessero esserci dei guai, avvertimi all'istante. Così dirò al capo chi è il responsabile. Sono stato appena informato, è necessario sospendere lo spettacolo. Non lo faccia, Mister La Scala. Mettiamo noi in scena l'opera. Ma senza macchinisti? Senza l'orchestra? Senza neanche il tenore? Non ho detto che sarà facile. Oh, ma insomma, non vedo niente! È molto meglio così, mi creda. Comandante, può venire con me un minuto? Oh, ma certamente. Ecco. Qualcosa bolle in pentola, su, datti da fare. A dire la verità, io ho cantato solamente sotto la doccia. Non dovrà cantare, signore, soltanto muovere le labbra. Al resto penserà Ux. Il comandante Lazard senza uniforme. Il capitano Harry sarà alle stelle. Quel vecchio tenore ha un'aria stranamente familiare. La prego, capitano. Shh. Io sono qui, io sono qui, qui per te. Prima canta da soprano, adesso invece canta da baritono. Sì, ha una voce ineguagliabile. Dov'è, mademoiselle? Tocca a lei. Tac, non vuole lasciarla uscire. Ma il mio adorato pubblico mi sta aspettando. Tra poco devo entrare in scena. Sono dolente, signora, ma lo ritengo troppo pericoloso. Non so perché, ma quando ti guardo negli occhi non posso negarti nulla. Vorrà dire allora che farò qui la mia esibizione soltanto per te, baby. Credevo che queste cose succedessero soltanto alla TV. Oh, improvvisamente non so più cosa ho visto in te. E il mio pubblico mi aspetta. L'è passata in fretta la cotta per me. La donna è una strana creatura. Un momento ti è vicina e il momento dopo... Non c'è più! Ma che cosa è stato? Sembrava la mia mamma! Presto, trovate qualcuno che la sostituisca. Tac e io li inseguiamo. Datemi aiuto! Eccoli! Datemi aiuto! È il fantasma dell'opera! Oppure suo fratello gemello. Vieni. Lasciala andare! Ma sono spariti! Ma questo è l'assolo di Mademoiselle. Chissà chi avrà preso il suo posto. Io!
Non saresti così gentile da darci una manina? Non posso, sono addetto al trucco. Me ne incarico io, Mahoney. Occhio a non colpire la tubatura. Meno male che sono stato in vacanza alle Hawaii. Oh! D'ora in poi non canterai più, tranne che per me! Ho firmato un contratto triennale! Siamo qui! E tu hai chiuso, amico! Detesto stare sul bagnasciuga. Guarda, Mahoney! Qui ci sono gli strumenti rubati! E anche i macchinisti! Per non parlare del tenore. Liberatemi, vi prego! Va bene, faremo del nostro meglio. Il fantasma! Aiuto! Dove andrà questo ascensore? Probabilmente sale. Io sono qui! Non può sfuggirci! Mettimi subito giù, fellone! E ora via la maschera! Cioè, volevo dire ai pantaloni! Oh, cielo, ma è la scala! Le riconoscerei ovunque, quelle ginocchia ossute! Sì, sono io, Danny! Sono innamorato della diva, ma lei non pensa che alla sua carriera! Se ne parlassimo da buoni amici davanti a una pizza... Fate solo un altro passo e vi giuro che la butto di sotto! Oh, Mahoney ha bisogno di un appoggio aereo. Cosa? Vi saluto, gente! Ehi, se la sta filando! Il capitano Harry sarà fiero di me! Mi tiene questa un istante, tenente! Oh. Io sono qui, qui per te! Davvero originale. Sì, brillante, proprio brillante. Oh, Leopold, mi hai salvato la vita. Non mi ero mai accorta che fossi così affascinante. Ma è il comandante Lazar. Ha salvato l'opera. Quell'uomo e i suoi ragazzi si meritano un bel premio. Hai letto nel mio profondo. Mahoney e i suoi mentecatti degli eroi? Ma allora voglio anch'io la mia parte di gloria. Proctor, sii gentile, dammi un po' di luce qua giù. Sì, subito, signore. Usi questo, è addirittura accecante. Oh, grazie, Mahoney. Birichino, birichino, è vietato fumare qui in teatro!